Partito, 10-1 prima, Sciac, buona, azione! Io sto facendo questo corto solo perché lo ritengo necessario fare questo. Perché in qualche modo ritengo necessario raccontare questa cosa della famiglia, il legame, perché poi io sono andato via da Bari, vivo a Roma, mia moglie è tedesca, un po' recuperare le origini e ringraziare i miei avi, quindi mio nonno, mio padre, mia mamma, i miei nonni, insomma, ringraziarli di quello che mi hanno lasciato, insomma. Nel mio DNA. Mi diverti di fare suo nonno, questo personaggio che ha inseguito per anni una pensione di invalidità che poi non gli è stata data. No, ma mi ha molto divertito. E com'è che quando stavo Mussolini erano tutti fascisti, eh? E ora è diventato tutto socialista, eh? C'è cazzo da fine hanno fatto lo fascista? S'hanno villacchiato tutti come a te. Villacchione, socialista e famone. Ehi, ciò, te da convincere. Non della donna la pensione. Non della donna. Sassanelli mi ha portato questo progetto circa un anno fa, mentre stavamo lavorando insieme alla realizzazione del cortometraggio La Preda. In quell'occasione ci siamo conosciuti, gli è piaciuto il modo in cui lavoravo e mi ha presentato appunto questa sceneggiatura che aveva scritto con Antonella Gaeta. E da subito mi ha colpito molto la delicatezza con cui trattava questo argomento difficile del dopoguerra, della povertà di questi bambini, e siccome appunto credo molto nelle storie che parlano di sentimenti, della famiglia, mi ha conquistato la storia e ho scelto di appoggiarlo e di aiutarlo per cercare di realizzare il cortometraggio. L'idea di scrivere questo corto è nata un po' così, cioè lui mi ha raccontato questo episodio del nonno, che poi è la parte centrale, di suo nonno che, ricevendo dei soldi dalla mamma, invece di comprare delle verdure, comprò un piccolo fucile. Ci tengo a dire però che il titolo viene da mio nonno, che aveva una situazione più o meno simile di contenzioso attraverso le carte con un suo amico socialista, e ogni domenica giocavano a carte, litigavano, e a 30 anni, 40 anni dalla guerra, come diceva mio nonno, loro litigavano ancora su Mussolino. Io ho fatto un film una volta dove facevo militare, per un mese prima ho dovuto imparare a marciare, ho fatto parte di questo progetto, credo per l'amicizia che mi lega a Paolo da 20 anni e mi ha coinvolto in questa sua, diciamo, credo prima opera, in pellicola perlomeno, penso che sia la sua prima opera. E abbiamo lavorato tanti anni insieme, quindi qua anche con lo stesso Dino a Brescia ha riunito un terzetto, diciamo, in qualche modo. Fermo. Oh.
La muerta la mamma! Guarda, ma c'è, ti sparo io. Lì, oh, ma tu c'è in vaga! C'è qualcosa, non mi si mette la mano. Non mi si mette la mano. Bacia. La guerra per me è un gioco. È quello che in questo corto i bambini fanno fra di loro. Ma in alto! Cammina, non ti girare. Si... Sì, però io ti ho sparato di morire. Aspetta, ci vuole tempo per morire. Dunque, il mio personaggio è quello della mamma. La mamma dei quattro, dei tre ragazzi, la bimba piccola. È una mamma un po' sfortunata, forse, anche se rappresenta le mamme dell'epoca. Al di là della miseria, la sua più grande sfortuna è quella di avere un marito un po' bimbo, un po' buono, si direbbe dalle nostre parti.